Consigliere Ambrogio, a 20 giorni dall'elezione delle primarie, i sostenitori di Callipo e a Corso Mazzini con questo stand a sostegno appunto della candidatura di Callipo contro Oliverio. Sì, beh, parte questa campagna elettorale per le primarie del 5 ottobre e abbiamo deciso di farla partire da Cosenza per dare un segnale chiaro a chi vorrebbe far capire che e far passare il messaggio che serve per forza a tutti i costi alla Calabria un presidente che sia espressione della cosentinità. Noi non siamo d'accordo su questo, anche perché riteniamo che poi le persone della squadra di Cosenza ci saranno, ma a noi riteniamo opportuno che per la Calabria servono dei dirigenti validi, degli amministratori validi e non per forza che siano espressione di una provincia piuttosto che un'altra. Perché partire da piazza 11 settembre? Partire con un gazebo informativo proprio perché riteniamo opportuno incontrare la gente, parlare alla gente e recepire quello che i messaggi che la gente ha da dirci. E questa gente che è rimasta per troppo tempo lontano dalle stanze dei bottoni e che invece vogliamo far avvicinare alla politica, come dire, mettendoci alla pari e facendo passare il messaggio che una politica che parta dal basso può ancora esistere. Perché la gente si dovrebbe avvicinare e riavvicinare alla politica? Beh, la gente intanto dovrebbe avvicinarsi alla politica partendo dal progetto di Gianluca Callipo, perché questa volta noi abbiamo voluto fortemente le primarie per far decidere alla gente e non alle stanze romane. Le decisioni delle stanze romane non ci appartengono, abbiamo voluto far sì che scegliesse la gente, quindi sceglierà il 5 ottobre, la gente ha l'opportunità, quindi il popolo calabrese ha l'opportunità il 5 ottobre di scegliere fra un progetto di conservazione politica e un progetto invece di innovazione. Per innovazione intendo non la rottamazione delle persone, ma il progetto di Gianluca Callipo, presidente della Calabria, è un progetto di innovazione ma rottamazione di quei metodi che hanno visto la Calabria per troppo tempo essere la Cenerentola d'Italia. Non possiamo permetterci più una Calabria che sia ultima nella sanità, che sia ultima nell'occupazione, che restituisca l'80% dei fondi che la regione, che l'Europa, la Commissione Europea, che l'Unione Europea ci manda e sicuramente che non produca lo sviluppo che è sempre stato, come dire, propagandato ma che ancora non abbiamo visto.